Ci sono 8 nuovi casi positivi in provincia di Salerno, 5 dei quali sono stati registrati nel comune di Eboli. Si tratta di extracomunitari che lavorano in un'azienda del posto. Il bollettino diramato dall'ASL parla poi di un nuovo caso a Scafati, uno a Campigliano per la precisione di San Cipriano Picentino ed uno a Bellizzi. Si tratta in questi ultimi 3 casi di rientri dalle vacanze in Sardegna. Per quanto riguarda la città capoluogo, il comune di Salerno, il sindaco questa mattina ha incontrato la stampa per fare un punto della situazione. Dal 30 giugno, ha detto il primo cittadino Vincenzo Napoli, sono stati registrati nel comune di Salerno 60 contagi, il 50% dei quali risulta guarito. Dopo il 13 agosto ci sono stati nuovi 23 contagi, 4 dei quali provenienti da altre località. Un dato per certi versi tranquillizzante, ha detto il sindaco, che ha continuato a sostenere la necessità di attenersi a comportamenti corretti. Il primo cittadino è intervenuto anche sulle condizioni di salute di Loffredo, rispondendo ancora una volta all'attacco fake ricevuto dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro, definendo incivile quanto fatto ieri nell'ambito della campagna elettorale. Sindaco, innanzitutto come sta l'assessore Loffredo? Credo bene, l'ho sentito più volte per dargli la mia amicizia e la mia solidarietà, ma per confortarlo e per rendermi conto delle cose come stanno. Lui ha smentito categoricamente la fake news che è comparsa ad opera di un politico circa una sua visita a Palinuro, cosa che lui ha categoricamente smentito, dicendo che è una persona responsabile, noi gli riconosciamo questa capacità e questa responsabilità, e si è chiuso in casa non appena avuto l'esito del tampone. E sta lì agli arresti domiciliari, sperando che guarisca presto e bene. Insomma. E non sono stati risparmiati neanche colpi a Matteo Salvini, il cui arrivo è atteso domani a Salerno. Sentivo dire, chi me lo diceva, che andrà all'ospedale? Perfetto. Esiste una direttiva di un anno fa del presidente De Luca che dà precise disposizioni per quanto riguarda gli ingressi negli ospedali. I politici naturalmente svolgono una funzione, hanno il diritto di verificare, di rendersi conto, però lo devono fare seguendo un comportamento da un lato civile e dall'altro istituzionale, che prevede semplicemente questo: negli ospedali non si va in giro a fare visite propagandistiche, ma si chiede un appuntamento al direttore generale dell'azienda e si chiede di essere incontrati, e il direttore generale dell'azienda potrà dare tutte le spiegazioni che verranno richieste, dovrà dare tutte le spiegazioni che verranno richieste. Mi sembrerebbe sconcertante che nelle corsie dell'ospedale o nei piazzali ci fossero dei turisti che vanno in giro per farsi propaganda e per già scimolare qualche voto sulle disgrazie altrui. Quindi io credo che questa direttiva dovrà essere rispettata da Salvini o da chiunque altri, e dovrà essere un comportamento di civiltà che dovrà essere fatto valere con assoluta fermezza. Salvini viene a Salerno, viene a fare il suo tour elettorale, siamo in campagna elettorale, ci mancherebbe altro, ma sarà anche l'occasione per chiedere e cercare di farsi spiegare perché in Campania lui ritiene di poter avere voce, dopo quanto ci ha vomitato addosso nei tempi recenti e meno recenti, e dovrà spiegare tante altre cose. Invece di sindacare le giuste determinazioni assunte dalla Regione Campania per quanto riguarda la prevenzione del Covid e quant'altro, magari ci darà anche qualche dritta e qualche novità sui 49 milioni, quanti erano, da restituire in 80 anni. Vorremmo sapere un estratto conto, no? Sapere come stanno le cose.